amanti dei libri, sono Alessia e oggi facciamo un book tag davvero carinissimo. Sono infatti stata taggata dalla mia soupmate, ovvero Erika di Diary of a Bibliophile, di cui vi lascio il canale qua sopra, anche se sicuramente la conoscete già tutti, per fare il Fictional Bookish Girl Squad book tag. E questo nome è così lungo e così complicato che non so nemmeno come ho fatto a ricordarmi, altro non è che un book tag molto divertente nel quale bisogna usare le domande per comporre la propria squad, ovvero il proprio gruppo di amiche, usando i personaggi dei libri. Dopo questa spiegazione proprio chiarissima, direi di iniziare subito con il tag, così spero capirete meglio. 1. Qualcuno che ti spingerebbe ad uscire quando tu vuoi stare in casa. Questa domanda è molto accurata perché io sono il tipo di persona che un po' per pigrizia e un po' per timidezza preferisce di gran lunga passare una serata tranquilla a casa, magari con degli amici, a guardare un film o a chiacchierare molto tranquillamente, piuttosto che uscire e andare in discoteca e fare cose pazze. Però se c'è una persona che riuscirebbe a tirarmi fuori di casa quando io proprio mi attaccherei alla porta o al mio computer per guardare serie TV, quella è sicuramente Rose Hathaway da Vampire Academy di Richard Mead. I motivi per cui ho scelto la mia cara Rosa, come la chiamo io, sono due. Il primo è il fatto che comunque Rose è una ragazza molto protettiva, sia per natura sia a causa del suo lavoro come guardiana, e quindi secondo me questo vorrebbe dire che uscire con lei anche in situazioni che mi metterebbero molto a disagio, tipo appunto in discoteca piuttosto che comunque in posti molto affollati, lei potrebbe comunque tenere sotto controllo la situazione e proteggermi nel caso dovessi finire in situazioni pericolose. Ma il secondo motivo per cui ho scelto Rosa è il fatto che lei è una persona dalla personalità molto forte e molto sociale, che quindi si troverebbe molto più a suo agio proprio in quelle situazioni che mi metterebbero molto a disagio, e che quindi mi darebbe un sacco di coraggio nell'affrontare queste situazioni e nello spingermi fuori dalla mia zona di comfort. 2. Qualcuno che ti guarderebbe sempre le spalle. Per questa domanda ho scelto Katniss Everdeen da Hunger Games di Suzanne Collins. Mi rendo conto che Katniss non sia esattamente la persona più facile da avere attorno, o comunque il tipo di persona socievole che uno vuole davvero come amica, ma se c'è una cosa che bisogna dire di questo personaggio è il fatto che le poche persone a cui lei tiene ci tiene davvero tantissimo e si sforza e fa qualsiasi cosa in suo potere per proteggerle. Cioè, per anni Katniss ha sfamato la sua famiglia, ha protetto la sorellina, si è offerta volontaria per gli Hunger Games al posto di Prim, ha protetto Rue durante i primi Hunger Games, ha protetto Peeta in numerose occasioni, quindi insomma, se non è lei il tipo di persona che vorreste a guardarvi le spalle, non so chi sia. 3. Qualcuno che ti aiuterebbe con il trasloco. Per questa domanda ho scelto Louisa Clark da Io prima di te di Jojo Moyes. E qua sono un po' combattuta, ad essere sincera, perché volendo guardare, Louisa non è esattamente il tipo di persona che vorrei come amica, nel senso che mentre leggevo questo romanzo saltavano alla luce piano piano tanti piccoli difetti che non mi facevano amare eccessivamente il suo personaggio. Però il motivo per cui mi è subito venuta in mente mentre leggevo questa domanda preparando questo video è il fatto che Louisa è una persona estremamente altruista, è una persona che è sempre pronta ad aiutare gli altri e a fare favori anche a persone sconosciute, anche quando non le conviene, semplicemente perché lei è buona di natura, e quindi per questo motivo penso che Louisa sarebbe l'amica perfetta alla quale chiedere quei favori un po' terra terra, un po' quotidiani, tipo appunto aiutarmi con il trasloco piuttosto che innaffiarmi le piante mentre sono in vacanza e cose simili. 4. Qualcuno con cui parlare dei tuoi problemi, una buona ascoltatrice. Ho avuto un po' di difficoltà a trovare una risposta per questa domanda finché non mi è venuto in mente il personaggio di Cress dalle Cronache Lunari di Marissa Mayer. E il motivo per cui l'ho scelto è il fatto che Cress, un po' per via degli eventi della sua vita e un po' appunto per suo carattere, è il tipo di persona che quando c'è una discussione magari preferirebbe stare in silenzio ed ascoltare. Cioè, Cress è una ragazza che ha passato così tanti anni in solitudine, in completa solitudine, che tutto ciò di cui ha bisogno è un'amica, una persona che vada là e le parli anche di cose inutili, è una persona che ti ascolterebbe anche se tu andassi là solo per fare un rant di un'ora e mezza su un problema inutile, e che appunto ti ascolterebbe volentieri e che cercherebbe anche di aiutarti dandoti dei consigli. Quindi non penso che ci sia risposta più adatta che Cress. 5.
qualcuno con cui spettegolare. Ammetto di averci messo un po' per trovare una risposta a questa domanda, ma alla fine non ho potuto non scegliere Anna da Anna and the French Kiss, ovvero Il primo bacio a Parigi di Stephanie Perkins. E il motivo per cui l'ho scelta è che appena ho letto questa domanda e soprattutto la parola gossip, mi è subito venuta in mente le conversazioni molto tranquille, molto rilassate e soprattutto assolutamente non malvagie che avvengono nel gruppo di Anna ed Etienne e tutti gli altri. Cioè, io non sono il tipo di persona che fa gossip, se per gossip intendiamo il gossip di celebrità piuttosto che sparlare alle spalle di persone in maniera maligna dicendo cose tipo guarda quella come si veste di merda. Cioè, per me spettegolare è una cosa molto naturale che faccio io, come penso facciano moltissimi altri, perché secondo me è qualcosa di intrinseco alla natura sociale dell'uomo. E quindi quando dico che spettegolerei con Anna, quello che intendo dire è semplicemente che mi piacerebbe davvero avere una conversazione molto tranquilla con lei, nella quale ci scambieremmo opinioni su persone che conosciamo entrambe, dicendo ah, hai saputo che quella persona ha fatto quello, ma in maniera assolutamente positiva e priva di malvagità. E quindi se c'è una persona che dovrei scegliere per fare una conversazione del genere, Anna. 6. Qualcuno con cui andare in vacanza. Per rispondere a questa domanda non sono riuscita a scegliere un personaggio che non sia stato citato da persone che hanno fatto il tag prima di me, ma soprattutto non sono riuscita a scegliere un solo personaggio. Infatti per questa domanda ho scelto sia Anna Beth Chase dai libri di Percy Jackson di Rick Riordan che Hermione Granger dalla serie di Harry Potter di J.K. Rowling. Ho scelto questi due personaggi innanzitutto perché secondo me sono due donne che farebbero il tipo di vacanza che piace molto fare anche a me, nelle quali ti diverti, ti rilassi, ma comunque impari qualcosa. Ma soprattutto perché secondo me queste due donne porterebbero due elementi diversi al viaggio perfetto. Ho infatti scelto Hermione per il lato organizzativo del viaggio. Infatti penso che Hermione sarebbe in grado di pianificare la vacanza perfetta nei minimi dettagli e in più avere una strega con sé quando si va in vacanza, insomma avere la magia con sé quando sei in vacanza non fa mai male. Mentre ho invece scelto Annabeth per il lato della conoscenza per quanto riguarda il viaggio, nel senso che Annabeth sarebbe il tipo di persona secondo me che una volta in cui sei di fronte a un edificio storico o in un luogo storico comincerebbe a parlarti del posto, della storia del posto, di ciò che è successo in quel posto, del perché è importante, e di farlo al contrario di Hermione con passione. E quindi penso che con queste due fanciulle non potrei che avere una vacanza davvero perfetta. E infine 7. Qualcuno con cui puoi stare in silenzio. Io ho scelto Kat da Fangirl di Rainbow Rowell perché come personalità io e Kat siamo davvero molto simili e come lei anch'io sono il tipo di persona che appunto preferisce passare un pomeriggio, una serata in tranquillità piuttosto che andare fuori e fare party selvaggi e cose simili. E quindi per questo motivo penso che io e lei ci troveremmo molto bene a passare del tempo in tranquillità, lei a scrivere le sue fanfiction su Simon Snow e io a guardare serie tv o leggere libri, e penso che tra noi due non si creerebbero mai quei silenzi imbarazzanti nei quali ti senti quasi obbligato a dire qualcosa. E quindi sì, non penso che ci sia persona con la quale preferirei davvero passare un po' di tempo in tranquillità, solo io e lei, anche in silenzio. Bene, il tag di oggi finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, spero che vi siete divertiti e sarei davvero felice se voleste farmi sapere qua sotto nei commenti quali sono i personaggi femminili di libri che scegliereste per comporre la vostra girl squad. E io non sono solita taggare nessuno quando faccio i tag, ma per questa volta ho scelto tre fanciulle che secondo me potrebbero dare delle risposte molto interessanti a questo tag. Quindi taggo Chantal di Fairy With a Bit Fit, Donatella di Chibi's The Way e Arianna di Il Filo di Arianna. Bene, il video di oggi è proprio finito, io spero davvero tantissimo che vi sia piaciuto e noi ci vediamo settimana prossima con un altro video. Ciao!